Ci sono politici in Italia che hanno basato la loro campagna politica per uscire dall'euro, tipo una parte di Forza Italia, la Lega. Vedremo se hanno ingannato i cittadini con una campagna fasulla o se no hanno l'opportunità di votare. Non abbiamo nessun problema, non sono alleanze, sono convergenze su un obiettivo per cambiare di banchieri, di gente nominata, messa lì, dove arriva l'ex ministro delle finanze lussemburghese di un paradiso fiscale e, non so, fa una legge fiscale per renderci l'inferno fiscale a noi. Io voglio essere lussemburghese. Un'altra situazione in cui c'è bisogno di maggioranze ampie, se possiamo chiamarle così, è l'elezione del Presidente della Repubblica. Napolitano recentemente sembra annunciato, poi smentito, che tra poco non sarà più il Presidente. Lei su questo disposto di dialogare con il PD? Quello che fa Napolitano non mi interessa da parecchio tempo, perché smentisce, non smentisce, ma sono parole vuote nel nulla cosmico. Noi abbiamo oggi una persona che è il fondatore del partito, il fondatore di un partito che è in galera, ha preso 9 anni per associazione esterna mafiosa e governare con la sinistra, va bene? Abbiamo questa e abbiamo un uomo mandato via dal Senato, un ometto mandato via dal Senato dove non può votare, che sta facendo una legge elettorale di nascosto. Con questo noi abbiamo denunciato anche alla magistratura, vediamo se faccio un appello a qualche magistrato che ci possa dare una mano, perché cos'è massoneria, perché non dicono che c'è un patto scritto, cosa c'è scritto, perché non vanno in streaming? 3 persone al buio di nascosto decidono le sorti, 50 si discutono in Parlamento alla luce del sole e non con un pregiudicato che non può votare. Ma per fare le riforme lei ad un dialogo con il PD è disposto? Non c'è dialogo, ci sono proposte. Allora noi votiamo e vogliamo che votino anche delle nostre proposte. Quindi qualsiasi proposta arrivi da destra, da sinistra, da centro, da sopra e sotto, se è in sintonia con il modo di vedere il mondo, la votiamo, non c'è nessun problema. Come abbiamo votato una persona per il CSM che non avevamo deciso noi non decidiamo per il Movimento 5 Stelle, decidiamo per i cittadini italiani. Facciamo tutto online, alla luce del sole. 50.000 persone hanno fatto la nostra legge elettorale, ci abbiamo messo 9 settimane perché è una cosa complicatissima, sbarramenti, mica sbarramenti. Abbiamo deciso una legge elettorale che se la approvassero penalizzerebbe il Movimento 5 Stelle. Quindi pensiamo che ci sia il dovere. Una legge elettorale, cittadini, non per la destra o per la sinistra. Questa gente qua, uno si vuole salvare le aziende, quella si vuole fare il culo per andare avanti e salvare le banche. Basta, ci siamo noi adesso, è una sorpresa. Noi siamo la sorpresa. Non se l'aspettavano, neanche qui se l'aspettavano. Qui erano abituati a vedere la Zanicchi, la Gruber che giravano, così. Hanno trovato 17 persone straordinarie che lavorano fino a mezzanotte e gli hanno tolto tutte le cariche. Di nuovo come nel Parlamento di Roma, ci aspettavano per diritto vicepresidenza e presidenza, hanno tolto così, anche oggi, ci aspettava una vicepresidenza, via, del Parlamento, cos'era, vicepresidenza del Parlamento, ce l'hanno tolto così, ma come avete fatto? È così, abbiamo deciso così, questa è la loro democrazia. Ma non pensa che l'alleanza con Farage su questo l'abbia un po' penalizzata, Assolutamente no, assolutamente no. Noi abbiamo un'associazione di idee su dei temi che sono fantastici. La democrazia diretta, vogliamo scardinare questo meccanismo delle nomine di questa gente che ha esautorato il Parlamento come in Italia. Io il Parlamento, sentivo oggi che facevano delle grandi relazioni sul muro di Berlino, ma sono lì e poi il Parlamento chi decide, poi sono i lobbisti dentro le commissioni. Cosa significa qua? 450 milioni di persone che non sanno nulla di questo edificio qua. Se tu giri vedi gente, migliaia di giovani, è bellissimo, tutti con cartelline, con cose che girano, e poi vai a vedere, hanno dei contenitori di docchi di carta che portano 4 giorni al mese a Strasburgo. Poi ci chiedono sacrifici a noi, hanno 2 parlamenti, più stanno facendo un altro edificio da 400 milioni in Lussemburgo. Ma ci costa 150 milioni andare a venire. Ma abbiamo ogni legge tradotta in 24 lingue, 24, il costo sono 40 milioni di euro. Noi spendiamo per questa struttura qua dei nostri soldi 5 miliardi e 100 milioni.
questo Parlamento, solo il Parlamento, costa 1.800.000.000 di euro, 1.800.000.000 è aumentato del 7% negli ultimi 7 anni. Dalla mia famiglia, dagli artigiani, dai lavoratori italiani. Un'ultima cosa, che la lascio andare, so che deve vedere proprio Farage in questi momenti. Lei ha detto prima, sulla legge elettorale, se ci fanno una proposta che sia valida, noi siamo assolutamente disponibili a dialogare. Questo discorso vale anche sul nome del Presidente della Repubblica, se vi verrà fatto un nome. Se un nome al di fuori delle logiche politiche, se al di fuori delle carriere politiche, se al di fuori dei discorsi e delle trame dei partiti politici, non abbiamo nessuna. Poi non sono io a decidere, metteremo in rete, come abbiamo messo in rete tutti i nostri nominativi, e quindi si vedrà. Grazie, arrivederci. Allora ovviamente grazie alla nostra Giovanna Pan-